che loro non sanno quali sono i nostri problemi, e io qua parlo per i ristoratori. Poi le palestre avranno le loro problematiche e tutte le categorie avranno le loro, ma noi non ce la possiamo fare. Non ce la possiamo fare. Siamo all'assurdo, siamo esasperati, non ce la facciamo più, non ce la facciamo più. E siamo riusciti a raggruppare un tot di categorie, non solo quello che è ristoratori, bar, partite IVA, agenti di commercio, la filiera che è molto importante della ristorazione, le mamme con la DAD, che è una cosa incredibile, le discoteche, il mondo della notte, in pratica tutto, le palestre, tutto quello che è la piccola microimpresa che è stata abbandonata completamente, e la gente che c'è lo può dimostrare che non ce la facciamo più, perché su una perdita di 400.000 euro, fino a 400.000 euro, hanno deciso che ci danno 10.000 euro. Ma è una roba assurda, tutta questa gente che c'è e che è venuta in massa è stanca, e se ci si mette insieme, se si riesce a creare un popolo insoddisfatto di quello che sta succedendo oggi, perché sta succedendo questo, io voglio fare il ristoratore, io voglio fare il mio lavoro, a me non interessa nient'altro, io sono 4 mesi che sono a casa, non far niente, e mi sto occupando di questo, ci sto mettendo la faccia, ho delle persone contro, delle persone a favore, ho delle persone contro a prescindere, hai capito? Però quelle persone lì che decidono per me, loro non è che fermano i loro stipendi, loro i 14.000, i 13.000, i 15.000 euro al mese li prendono tutti i mesi, non è che dicono no, non li prendono loro, non li prendiamo anche noi. Questo non lo fanno. Ci sono partite IVA, noi ci siamo, perché noi siamo qua, per, specialmente in un momento come questo, per rimarcare il nostro malcontento. Perché? Allora, che cosa sta facendo lo Stato? Quali sono i prossimi bonus? Perché in questo momento lo Stato ci ha dato pochissimi ristori, abbiamo dei ristori praticamente inesistenti, sotto il 5%, ci stanno chiedendo tasse, non viene risolto il problema delle banche, tutti i gravami e gli oneri vengono lasciati addosso alle imprese. Anche noi abbiamo diritto di vivere, abbiamo diritto alla sussistenza, e non solo certe determinate, se non hanno determinati dipendenti pubblici che hanno diritto ai loro aumenti, ma abbiamo diritto anche noi di poter vivere. Vanno tolti gli sprechi. È inutile che ci dicano che non ci sono soldi per noi, noi imprese, ci state chiudendo e non avete soldi da dare a noi, ma per gli sprechi e per altro ci sono i soldi, bisogna cominciare a cambiare le politiche in questo paese. Praticamente appoggiamo questa manifestazione, un po' quello che è anche il loro progetto, nella richiesta delle riaperture, che siano sicuramente riaperture fatte con un certo criterio, che ci siano i controlli, ma che abbiamo la possibilità, si possa avere la possibilità di lavorare tutti. Perché così io sono 5 mesi che sono completamente chiusa e non riesco neppure a fare le lezioni online, perché lavoro con dei macchinari che non è possibile tenerli a casa. Un'attività di libero professionista, mi occupo di massaggi ed è una categoria anche quella che è stata, diciamo, fermata per questa zona rossa, solo che è già il secondo anno di fila e nel mio caso non ci sono stati contagi, quindi non penso sia giusto fermare la mia attività, ma neanche tutte le altre. La tua attività è qua a Modena? È qua a Modena. Come si chiama? Sì. Anmo Studio Benessere. Ok, e quindi quanti avete avuto dei ristori? Vi stanno aiutando oppure? No, prima ci dicono di chiudere, poi forse arriverà qualcosa, quindi dovrebbero magari prima ci danno i soldi, magari poi ci fanno chiudere, sarebbe una bella idea.